Il mondo della logistica è vitale per l'economia moderna, nella quale le merci viaggiano con volumi e ritmi sempre crescenti. Il settore della supply chain è però tra i principali responsabili delle emissioni di gas serra e dei consumi di energia nel mondo e quindi dell'inquinamento. Per questo un gigante della logistica con headquarter in provincia di Bergamo ha deciso di dare una significativa svolta green alle proprie attività, definendo il piano di decarbonizzazione aziendale 2024-2028. L'accelerazione è partita dal dicembre dello scorso anno, quando Argos Climate Action, primo fondo europeo di buyout Grid to Green, è entrata in questa azienda con una quota di maggioranza, nominando Paolo Scaroni, presidente di Enel e AC Milan, alla sua presidenza e confermando Umberto Ferretti alla guida della società. Dei clienti multinazionali che hanno messo nei loro piani degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Abbiamo anche dei clienti, non magari multinazionali, ma che sono molto sensibili all'ambiente. Quindi questo sforzo che fa Bracchi, sia essendo lei green con pannelli solari e così via, ma soprattutto con l'utilizzo del carburante HVO invece del diesel, darà un enorme contributo perché i nostri clienti possano partecipare allo sforzo della transizione energetica. Ferretti, da amministratore delegato, ha permesso al gruppo per la prima volta nella sua storia di superare i 200 milioni di fatturato. Uno dei grandi impegni su cui siamo ingaggiati è quello della decarbonizzazione. Noi abbiamo nella nostra strategia un piano di decarbonizzazione che ha la volontà di supportare i nostri clienti particolarmente sensibili a questi temi, fornendo servizi decarbonizzati, cioè in sostanza con un preciso impegno alla riduzione delle emissioni carboniose in atmosfera nel prossimo quinquennio. Il piano di decarbonizzazione in una prima fase avrà un orizzonte temporale di 5 anni fino al 2028, con l'obiettivo di raggiungere una riduzione delle emissioni del 33% nell'arco del piano, ossia circa 7,5% l'anno, rispetto al valore di base misurato alla fine del 2023. Parlando di decarbonizzazione della logistica, evidentemente si tocca l'aspetto legato agli imballaggi, all'unità di carico, i più sostenibili possibili, ai trasporti, in un'ottica green, in cui si vanno ad esempio a rivedere quelle che sono le emissioni dei mezzi di trasporto o anche i carburanti, i biodiesel che vengono utilizzati per alimentare i mezzi di trasporto. Infine, questo magazzino è un magazzino che ha una copertura di pannelli fotovoltaici, ha dei pannelli sandwich che riducono le emissioni, quindi ci sono veramente tante soluzioni per ridurre la decarbonizzazione.